telefono censura della serie e ti gli fa una sega e due sega che gli fa e ti qui siamo nel porno. Ora si va avanti sempre mezzanotte. Con film per bambini che invece sì. Lui non è venuto stasera a Vespa perché c'aveva gente a cena, mi ha detto, no. Però lui avrebbe voluto venire perché quando è andata la carica dei 101 al posto di anno zero non gli è piaciuta. Anche Vespa preferisce anno zero alla carica dei 101. Pussa via bestiaccia, ti dico che non sono un dalmata. Cioè ci sono. Ora è vero che il cane è il miglior amico dell'uomo, ma finché siamo amici va bene, però andare oltre, ecco. E oltretutto non è che solo noi ci preoccupiamo per l'informazione, caro Michele Fazioso. Anche Berlusconi è preoccupato della libertà di informazione. Non ci dormo la notte, cazzo. E sai, è già a mezzanotte e un quarto, lui è anziano. Comunque, tornando a noi, no, a Rai per una notte, Rai per una notte. Lui invece manco per 5 minuti. Casa Rotelli, sapete com'è, non poteva mancare, no. Però io voglio anche spezzare una lancia a favore di giornalisti coraggiosi, non faziosi, coraggiosi. Eccolo qua, giornalisti coraggiosi. Minzolini dice che lui non ha peli sulla lingua. Si vede che Berlusconi si è fatto la ceretta al sedere. Queste sono cose, vede com'è. E che c'è da lei? C'è anche... Sono ragazzi questi. C'è anche Ultimora che spiega perché ci sono state delle difficoltà con Benigni. Ultimora, Benigni ricoverato per un colpo della strega. Cavolo Roberto, t'avevo avvertito che Santoro è troppo pesante per prenderlo in braccio. Sai che lui ha queste fisse. Oh, però parlando d'oscuramento, ecco, oscuramento in fondo anche al centro-sinistra non dispiace il buio dell'informazione, che con la luce accesa non riesce a continuare a dormire tranquillo. Ma perché vuoi svegliare? Oh, comunque, proprio io mi dissocio, no? Sì. Anche da quello che faccio mi dissocio. Ovvio, lo so bene. Però io dichiaro, giusta la chiusura dei talk show, che in periodo elettorale potrebbero spostare i voti degli italiani rubando il lavoro alla mafia. E questo non si fa. Ora parliamo un po' anche, già che ci siamo, di quello che è successo nella settimana. Voi l'avete ridicolizzata la manifestazione del PDL, ma invece è stata bellissima e intrisa di patriottismo. Patriottismo. Bossi ha voluto il tricolore lungo 520 metri della manifestazione del PDL e che se ne fa? Dice che così ha di che pulirsi il culo per i prossimi 20 anni. Voi sapete che lui c'ha questo vizio, insomma, no? Vabbè. Comunque non ci sono solo noi in questa campagna elettorale, sono intervenuti anche altri. Bagnasco dice di votare contro l'aborto. Ci mancavano pure i preti fetofili. Vanno sempre più giù con le tavole. Parliamo però dell'opposizione, sempre si fa per dire, no? Sì. Uniti si vince. L'opposizione dovrebbe imparare la lezione francese. Un passo alla volta. Di Pietro ha ancora difficoltà con la lezione di italiano. Che sai, bisogna andarci cauti. Però c'è, qualcosa succede. Bersani dice che l'aria è cambiata. Le solite balle per convincerci a votare PD senza turarci il naso. Sai com'è? Comunque, come cambiano l'aria, cambiano anche le speranze, cambiano le speranze. Prima speravamo che D'Alema dicesse qualcosa di sinistra. Adesso ci accontentiamo di sperare che non dica più un cazzo. Abbiamo lasciato tutti liberi stasera. L'ha detto lui, il presidente, la magistratura è un partito ed ha pure un sacco di iscritti. Sì, nel registro degli indagati. Voglio dire, è un partito quasi di massa. Ora voglio dedicarla alle operaie dell'OMSA, dicendole però che si rassegnino. No. L'OMSA può chiudere. Sono io il collante della sinistra. Che cavolo. E ora l'ultima è da noi di Rai per una notte. No, dopo devi fare una cosa seria. Dopo seria? Seria con me, Vabbè. È la prima volta che farei una cosa seria. Cavolo, mi emoziono, già sei un po'.
lo vedo, no, sta piangendo. Giuro che la faccio. Vabbè, però dai, anche questa è seria. Dai, perché qui da Rai per una notte noi dobbiamo pensare anche al nostro direttore generale. Che dice? Eccola qua. Rai per una notte, Masi da notte. Allora, torniamo seri per favore, Seri. Allora, fate come me, Mettete la mano sul cuore. E vengo vicino. Vengo vicino a te. Però lo devi fare seriamente, no, perché sennò... Guarda, siccome questa è una cosa seria. No, questo sei, vabbè. E ripeti, no? Sì. Ognuno a modo suo. Io, Michele Santoro. Io, Vauro Senesi. E Ruotolo. Io, Sandro Ruotolo. E Travaglio. Io, Marco Travaglio. E la Innocenzi. Oh, finalmente ce l'avete fatta. La redazione? Non sapevo niente io. Oh, il pubblico. Giuriamo solennemente. Giuriamo solennemente. Che ora e sempre. Che ora e sempre. La faremo fuori dal vaso. La faremo. Un po' di musica. Forza, attaccatevi, attaccatevi. Attacca, attacca.